eccitò a fare ogni buffonata per lo spasso della corte. Sai che ti dico? Te la racconto dopo. Abbiamo già visto queste rune. Sono quelle che non riesco a leggere. Dagli una lezione.
Giusto. Eravamo nel bel mezzo di una storia, vero? Odino invitò Rungnir al suo palazzo ad Asgard, facendolo ubriacare per il sollazzo della corte. Io c'ero. Vidi gli Aesir ridere quando Rungnir saltò sul suo scudo e giurò di ucciderci tutti e di riportare le nostre donne a Jotunheim. Poi comparve Thor. E credete che rise? Oh no! Thor diede un'occhiata al buffone di pietra ubriaco e gli calò il Mjolnir sulla testa, così forte che ancora oggi ha pezzi di Rungnir conficcati nel cranio. Thor era così sorpreso da quella faccia rocciosa che non si accorse del corpo di Rungnir che gli rovinò addosso con un terribile tonfo. O te la posso raccontare più tardi. Guarda qui. Certo. Un'altra mappa. Sì,